So che mi dovete ascoltare, però non mi è chiaro cosa succederà. Ok, oggi ci dedicheremo al tuo ascolto e poi, secondo se sei i giudici, secondo il tuo caso, di portare avanti il processo. Io sono uno dei giudici e sono anche una psicologa. Sai cos'è una psicologa? Sì. Devi sapere che poi la tua deposizione sarà ascoltata dal presidente, dal PM, dal tuo avvocato e dagli altri avvocati di parte. Sai chi sono queste persone e qual è la loro funzione? Sì. Ora che devo spiegare, perché non è una cosa importante da dire. In questo ascolto ci sono delle regole da eseguire. Cominciamo, Gaia, come ti ho spiegato. Adesso recita la parola di impegno e poi dici la tua generalità. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Sono Gaia Procopio, nata a Vigliano il 1 marzo 2008 e sono residente in via Provincente numero 2 in Parigliano. Ci racconti della festa a casa di Luca del 7 agosto 2023? Ero molto felice quel giorno, era la prima volta che Luca mi invitò a casa sua. Io, Luca, lo conoscevo già dalle scuole medie, ma solo di vista. Quando c'è lui non capisco più niente, il mio cuore va a 2000. Perciò, quando mi chiesto di andare a casa, ad andare da lui per la festa, mi sono sentita al settimo cielo. Per me quel giorno doveva essere speciale. Ti va di raccontarmi quello che è successo? Luca mi aveva chiesto di fare uno spogliarello per lui e i suoi amici. Cosa stavate facendo prima che Luca chiedesse di fare questa cosa? Dopo aver mangiato, con un gruppetto di amici si è parlato in una camera, mentre io, Luca, Antonio e Mirko siamo rimasti nella tavernetta a chiacchierare e a spostare qualche foto con la mia macchina fotografica che mi aveva regalato mio padre. Ad un certo punto ci è venuta l'idea di accendere tutte le lampade e anche un ventilatore che era nell'angolo della stanza per far finta di essere uno stesso fotografico, continuando a fare scatti. Cosa provavi mentre facevi quelle foto? Era divertente e poi mi sentivo la diva. Gli occhi di Luca erano fissi su di me e questo non poteva che rendermi felice. Quindi mi sono capito bene che avevo questa festa, avevo deciso di realizzare un solo stesso fotografico e avevo tenuto delle foto in tutto ciò che modella. E questa volta ti piacesse di una diva, è corretto? Sì, è così. Prima di tutto Luca ti avrebbe chiesto di spogliarti. Sì. Potresti specificare in quale modo e in che momento te l'ha chiesto? Dopo le prime foto, tra una risata e l'altra, ho iniziato a vestirmi delle foto un po' sexy. Ripeto, eravamo tutti molto divertiti. Ad un certo punto Luca, con i suoi modi, non solo sa comandare, ma sa anche come ottenere le cose e farti fare ciò che vuole. Mi ha chiesto di levarmi la gonna, mi chiamava bambolina mia, e io come una scema l'ho fatto felice, almeno così pensavo. Come ti sentite in un momento mentre Luca ti chiedeva di spogliarti? Mi sono sentita molto in imbarazzo, non mi faceva certo piacere spogliarmi, ma me l'avevo chiesto Luca ed io mai e poi mai avrei voluto deluderlo. In quel momento pensavo che se non l'avessi fatto Luca se la sarebbe presa e non l'avrebbe più invitata. Non potevo fare la figura della bambina impaurita e non mi sono fermata. E poi, a dirla tutta, avevo anche bevuto della vodka. Insomma, io non pensavo potesse finire in quel